Superia è una città sul mare che punta sul mare. Abbiamo una piscina molto bella su cui abbiamo investito per renderla ancora più efficiente. Il mare serve per pescare, serve per fare il bagno, serve per fare turismo, però il mare serve anche per fare sport con il nuoto libero. Quindi è la prima edizione questa, per il centenario faremo ancora meglio. Sono pervenuti tanti, numerosissimi atleti, sono una quarantina. Le condizioni del mare sono difficili e quindi è ancora più bello che si offra questo spettacolo ai nostri turisti. Iscritti, io direi che come prima edizione è un'edizione che ha avuto un grande successo, anche perché l'abbiamo puntata sul professionismo, fortunatamente, anche perché non sapendo le condizioni meteo oggi sugli amatori sarebbe stato un problema, parlando con i giudici che ci dicevano prima. Credo che sia una bella iniziativa sportiva che fa un contenitore di idee dal punto di vista sportivo, scenografico, di promozione del territorio, tante persone che arrivano da fuori e una piena collaborazione con le associazioni e con la FIN. Credo che Imperia stia crescendo in quel senso e poi abbiamo la fortuna di avere un litorale meraviglioso sulla quale poter percorrere e osservare i nostri atleti da vicino. Primo trofeo nuoto in mare Imperia, direttore della Rarinantes, come sta andando? È una giornata, come dire, nuova per noi, perché è la prima volta che organizziamo una gara in mare, quindi sì, un po' di difficoltà organizzative, non lo nego, perché è normale, quando fai le cose per la prima volta bisogna un attimino abituarsi a mettere in pista un evento di questo genere, anche perché è una gara comunque che è entrata a far parte del circuito FIN, quindi non è una gara solo per amatori, per atleti. Abbiamo portato anche atleti di livello internazionale come Alessandra Biscotti, come Andrea Imperiale. Insomma, una gara che spero che sia di volano per tante altre edizioni e sempre meglio organizzate, con sempre più gente, per rendere Imperia sempre più una città dello sport.